Siamo con il professore Carlo Lottieri, docente dell'Università di Siena, di recente la pubblicazione del suo ultimo lavoro, Liberali e non, percorsi di storia del pensiero politico, editrice La Scuola. Un'opera in cui vi è un confronto tra i maggiori protagonisti della cultura politica degli ultimi 4 secoli, appunto sono state definite come delle letture parallele. Dunque, professore, come nasce questo libro e qual è il filo conduttore dell'intera opera? Ma il libro nasce da una collaborazione che ho da tempo con la rivista La Nuova Secondaria e per quasi 2 anni ho pubblicato una serie di ritratti di alcuni dei pensatori politici più importanti, appunto, degli ultimi 4 secoli. Presentati però in parallelo, cioè opponendo un autore che a mio giudizio è di scuola liberale, autenticamente liberale, a un autore invece avverso alle ragioni del liberalismo. Dopo 2 anni di questi ritratti si è deciso di raccogliere questi testi e quello che ne è uscito effettivamente è una specie di storia del pensiero politico che mette in evidenza come il liberalismo sia stato una corrente importante della storia degli ultimi 4 secoli dell'Occidente, ma al tempo stesso come un liberalismo sia uscito in qualche modo un po' perdente perché le tesi avverse alla libertà individuale hanno prevalso soprattutto negli ultimi 2 secoli. Liberali e non, il titolo del libro. Lei ha l'obiettivo in quest'opera di una netta distinzione, di fare una netta distinzione tra i liberali autentici e quelli falsi. Si può riuscire in quest'opera? Beh, innanzitutto chiaramente è la mia interpretazione di quello che è il liberalismo e quindi di quelli che sono i veri liberali. Io penso che si possa, nel senso che io ho individuato alcuni criteri fondamentali a definire il liberalismo in senso proprio, e tra questi criteri c'è appunto la difesa dell'autonomia della persona e quindi anche delle associazioni volontarie, contro invece l'invadenza del potere, contro, come dire, la pretesa del potere politico di organizzare la società e di sostituirsi all'autonomia degli individui e delle loro comunità. Credo che, definite queste caratteristiche fondamentali, il liberalismo appaia come una dottrina molto importante nella storia europea e nella storia occidentale e come tutta una serie di autori che qualche volta vengono presentati come liberali, in realtà non lo sono. Certamente la mia è una scelta molto partigiana, tra virgolette, una scelta molto idiosincratica, cioè molto soggettiva per tanti aspetti, ma credo che nell'insieme il volume abbia una sua coerenza e che sia un modo appunto di difendere il liberalismo classico, il liberalismo di scuola lockiana, il liberalismo schierato appunto a difesa dei diritti individuali e del mercato. Della società libera. Molti degli autori menzionati nel suo libro sono degli economisti. Perché, a suo parere, professore, un liberale deve essere a favore di un'economia basata sulla proprietà e sugli scambi? Ma perché penso che quando noi consideriamo la libertà in senso proprio, cioè libertà della persona, della famiglia, dei gruppi organizzati, non possiamo prescindere da questo elemento materiale, fondamentale, che poi rinvia al diritto di proprietà. Il diritto di proprietà cosa definisce? Definisce ciò che noi possiamo fare, nostra proprietà, e ciò che noi non possiamo fare, la proprietà altrui. Quindi c'è innanzitutto dietro a questa dimensione apparentemente solo economica un problema giuridico fondamentale. Una società che non rispetta il mercato e la proprietà è una società profondamente antigiuridica in cui qualcuno aggredisce qualcun altro. In secondo luogo, il mercato è anche l'ordine delle relazioni spontanee, no? È l'ordine, come dire, delle interazioni che emergono dal basso liberamente. Una società liberale non può prescindere dal mercato, una società libera non può prescindere appunto dall'ordine degli scambi e dalla protezione della proprietà. All'interno del suo libro, professore, troviamo un capitolo in cui lei tratta in maniera particolare due autori, Bakunin e Spooner, entrambi anarchici, schierati però in posizioni opposte. In che cosa si può riscontrare la differenza tra questi due autori? Ma la differenza è rilevante e non riguarda soltanto l'anarchismo, diciamo così. Certamente sono due anarchici molto diversi. Bakunin è anarchico, ma è anche comunista, è anche legato alla tradizione socialista europea e quindi chiaramente avversa lo Stato, ma oltre ad avversare lo Stato, avversa la proprietà privata, il mercato e anche, come dire, la religione e così via. Laddove invece Spooner è un anarchico di scuola americana e quindi per tanti aspetti di scuola liberale, e l'avversione di Spooner per lo Stato è legata alla tradizione americana, in qualche modo è un prolungamento della lezione di Thomas Jefferson, cioè uno dei padri fondatori chiaramente
degli Stati Uniti, autore della Dichiarazione di Indipendenza, nonché Presidente degli Stati Uniti, e via dicendo. Quindi abbiamo, come dire, attraverso questi due autori, credo, la possibilità di cogliere come l'anarchismo, la teoria della libertà in senso pieno, si sia espressa in modo molto diverso in Europa e in America. Ma al di là di questo, al di là, come dire, del diverso anarchismo, del diverso tono che ha l'anarchismo in Europa e in America, credo che sia importante anche cogliere attraverso questi due autori come America e Europa abbiano tradizioni per certi aspetti molto diverse. In altri termini, in America l'idea della libertà in senso forte, cioè una libertà, come dire, anche molto radicale, è parte integrante della tradizione culturale e politica, mentre in Europa non è così. Basti dire questo, c'è una frase molto importante della storia americana, che è una frase di Jefferson, in cui lui disse: il miglior governo è quello che governa meno. E dopo di lui un altro autore, Thoreau, aggiunse: quindi Jefferson ha detto questo, ma io non mi permetto di dire che il miglior governo allora è quello che non governa affatto. In altri termini, l'idea di una libertà piena, perfino anarchica, è parte della tradizione principale americana. In Europa non è così, e non a caso l'anarchismo europeo è profondamente imbevuto, profondamente intessuto di temi appunto non liberali, anzi antiliberali. E professore, all'interno del suo libro lei non tratta di autori che appartengono al periodo precedente al 600. Come mai questa scelta? Ma è una scelta legata alla mia idea di liberalismo. Io credo che il liberalismo sia impensabile senza lo Stato moderno. In altri termini, penso che la teoria liberale, anche prima che la pro-liberale e il liberalismo apparissero, è comunque una teoria che esprime la resistenza della società, del mercato, dei proprietari, di fronte al potere statale, per come si impone appunto alla fine del Medioevo, quando lo Stato moderno nasce, no? A partire dalle monarchie feudali. Nel momento in cui si impone la nozione di sovranità, prima sovranità monarchica e poi sovranità parlamentare, il liberalismo si definisce come una forza appunto di opposizione, di resistenza a tutela della società civile. Quello che voglio dire è che solo partendo dalla storicità dello Stato e dalla specificità del potere statale, che è una cosa abbastanza recente, che è emerso solo negli ultimi secoli, possiamo capire il liberalismo. Quello che intendo dire è che una battaglia a favore della libertà, in difesa della libertà, noi possiamo trovarla in tutte le epoche per certi aspetti, anche quelle più lontane. Ma il liberalismo come teoria è qualcosa che è strettamente legato alla storia dello Stato e quindi agli ultimi 5 secoli della vicenda europea.